così lontano o così vicino? E questo è il tema della relazione annuale IRES 2018, scenari per il Piemonte futuro. Quali sono i contenuti della relazione? Sì, quest'anno abbiamo deciso di affiancare alla classica analisi congiunturale, come dire, uno sguardo di prospettiva. Da questo nasce anche il titolo, che tra l'altro riprende un film di Wim Wenders, no? Così lontano, così vicino. L'idea è che fondamentalmente quello che appare anche lontano in termini di tempo o di spazio è una ricaduta molto molto concreta e diretta alle situazioni che viviamo quotidianamente, e quindi porta le grandi forze di cambiamento portano con sé diciamo una serie di sfide, di vincoli, di opportunità che a livello locale devono essere affrontate. Il compito della ricerca in realtà è mettere a fuoco quali sono questi vincoli, il compito dell'amministrazione invece è riuscire ad intervenirci. Qual è lo scenario per il Piemonte economico 2018? Allora, diciamo che per tre anni consecutivi l'economia è in crescita. Quest'anno, cioè nel 2017, più che nel 2016, il PIL cresce di 1,6%. E questi dati si stanno confermando anche per il 2018. Cresce l'occupazione, diminuisce il tasso di disoccupazione. Rimane sempre lo stesso problema che oramai il Piemonte porta con sé, cioè che non riesce ad avere performance così positive, così come le hanno invece le altre regioni benchmark, cioè la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana. Questo a causa di alcuni fenomeni strutturali già ravvisabili in periodi diciamo di crescita pre-crisi dal 95 al 2006 che appunto ci differenziano dalle altre regioni. Quindi il problema è mettere a fuoco quali sono questi fenomeni, riuscire ad interpretarli e poi affrontarli con politiche misurate. Quello che cerchiamo di fare con questa relazione è appunto dare delle indicazioni di policy, dare sui diversi temi, quindi dal lavoro all'economia, dall'immigrazione alla salute fino alla mobilità dei cittadini, dare delle indicazioni di policy per aiutare l'amministrazione ad intervenire più efficacemente. Quali possono essere queste strade da attuare? Allora, innanzitutto investire tantissimo per quanto riguarda le politiche di aiuto alle imprese. Il Piemonte ha il primato di spesa privata sulla ricerca. Le politiche devono, come dire, a aiutare le imprese ad investire nella parte conclusiva della ricerca, quella più vicina al mercato, cioè nella traduzione da ricerca e innovazione. Investire molto nel capitale umano, nella formazione di competenze qualificate e poi affrontare seriamente con politiche mirate alcune questioni sociali legate ad esempio ai nuovi cittadini piemontesi, quelli che provengono da nazioni diverse, differenti. Affrontarlo seriamente significa investire su politiche per l'accoglienza, politiche per l'accoglienza diffuse e orientate appunto ad includere ed aumentare le possibilità di inserimento lavorativo di queste persone.